Signore e signori, Ornella Vanoni. Senta il gradino. È la serata della camicia bianca. Sì, hai notato? Ornella Vanoni. Vieni Ornella che ti accompagno. Ecco. Mi fa piacere dirti che quest'anno ti ho seguita e ti ho trovata più felice. Ma che emozione sentirlo dire con questa voce. Vengo lì. Vuol dire che sei anche più felice tu. Ma parliamo d'altro. Parliamo d'altro. Poi ci vediamo io e te per un caffè. Senti, fammi vedere. Hai messo un filo di tacco? No. Come no? Questo è un filo di tacco. No. Ah no, questo vale tacco basso. Questo è tacco basso, ah, sì. Ah, ho capito. Era mia madre che, esatto, allora, tutta la vita, non tutta la vita, quando ero piccola, no, ma da una certa tempo, mi raccomando Ornella, un filo di trucco, un filo di tacco, ma due palle che non... E allora voglio dire, no, povera donna, aveva ragione, non è? E anche prima di perdere la ragione, poverina, l'ultima cosa che mi ha detto è: mi prometti sempre un filo di trucco. Ma cosa vale un filo di trucco? Un filo poco di trucco truccata. Un po'. Un filo ma di trucco. Mai uscire senza un filo di trucco. Mm-hmm. Io invece esco certe volte che sembro una disgraziata. E il filo di tacco era per non e essere. E quant'è il filo di tacco? E a me non mi piace il filo di tacco. È quel mezzo tacco? Sì, che non è. Non mi sembra da ne te. Pesce. Vabbè. È comodo però in mezzo tacco. Fa bene anche la schiena, sì. Vabbè, insomma, la mamma. Insomma, la mamma ti voleva, come dire, posata. E non sei venuta tanto tutta posata, a posto. Però. No? Mia mamma sognava che portassi il vestitino nero, con le figlie di perle, io parlo 5 lingue, e che mi sposassi con un signore, appunto così, che girava il mondo, io facessi bella figura. E invece non è successo così, povera donna. Beh, però hai avuto un'educazione da signorina per bene, scuola svizzera, collegi all'estero, inglese, brava a scuola. E per quello sono andata via. Mi hanno mandata via perché a scuola dimenticavo persino la cartella entrando. Io non ho mai studiato. Ma a quei tempi avevi già però la tua tata tedesca, non ti costringeva sì. a studiare? No, la tata tedesca era quando ero molto più piccola, ah. Si usavano. Che il dottore un giorno ha detto: se resiste a questa signorina qua diventerà molto forte. Ma perché forte. Cosa faceva la tata? In pieno inverno con le finestre aperte, così, sì. Tedesca, sai. E sei diventata molto forte? In un certo senso, forse sì. Ma quando... la forza viene dalla volontà. La forza viene dalla... La forza nel nostro mestiere, perché io faccio... viene dalla passione. Se non c'è passione, non c'è forza. Beh, tu ci sei arrivata all'inizio con inquietudine, perché non sapevi bene cosa volevi fare, ah, tesoro, no? Ma no, io sono arrivata a Milano dopo una scuola fatta a Ginevra per curare le ragazze. E allora si soffriva molto di acne e molte ragazze soffrivano tantissimo. E allora io volevo curare le altre, e poi ero timidissima. Sono tornata a Milano e non sapevo cosa fare, mi sono iscritta al piccolo... ho superato il primo anno, l'ho superato, il maestro si è innamorato di me. Che era Giorgio Strehler. Era Giorgio Strehler, come faceva una ragazza. Lo dici come una cosa molto normale. Non è una cosa molto normale a 20 anni incontrare un uomo di questo genere, no? Beh, anche perché come Strehler non ce ne sono tantissimi, era un genio, Giorgio, no? Però ho letto nella tua autobiografia che ti sei pentita di esserti fidanzata con lui. Non mi sono pentita, cioè... In quella biografia, che io non volevo scrivere, però è stata molto utile. Bella. È stata utile. E io ho amato moltissimo una Giorgio. Una bellissima ragazza. Ho imparato moltissimo da Giorgio. Una parte della mia vita con lui è stata troppo pesante per me. L'ho scritta nel libro, non ne parlo perché un conto è leggerlo e un conto è dirlo. Certo. Perché... E come la cosa bella di scrivere un libro di una parte della vita che non ti è piaciuta... Non tutta la parte della mia vita con Giorgio, ma una certa parte. È come se ti parlassi di un'altra persona. Non c'è più quella là.
Però è vero che lui diceva che tu avevi un gran talento, ma non avevi i nervi per fare questo mestiere. Aveva ragione. No. Aveva ragione. Dai, insomma, lo fai alla grande. No, ma aveva ragione, tu non sai cosa ho passato io perché non mi conosci. Io non ho dormito per anni, dalla paura, perché io ho cantato la prima volta 2 ore, senza fare gavetta, le canzoni della Mala. Poi mi sono... tutti i travagli della vita, amorosi, cose così... Incontro quello che è stato mio marito, che era un grande produttore privato, e un giorno io ero nella vasca e mi ha detto: se tu porti la tua parte infantile sul palco, l'idiota di Arshar è tua. Quindi io la prima volta che ho recitato, testa d'ariete, anche lì, come si fa a dormire? Io ho dormito mai, per 20 anni. Perché avevi paura di non farcela? Paura. Eri insicura? Ma io speravo che venisse giù il teatro, che venisse una delle piaghe delle 7 piaghe d'Egitto, per non andare. E avevo paura. Ma anche a cantare? Tutto paura. È tutto paura. Una paura tremenda. E poi piano piano, mi sono... Magari sono brava, perché... Sì. Come quando ho fatto l'attrice... Quando ti sei convinta che eri brava? Ci ho messo un bel po' di anni. Perché all'inizio, quando cantavi, c'era chi ti diceva che non ce l'avresti fatta. Ah, cioè che non avrei mai cantato. Ci sbagliavano tutti su di te. Cane, che ero troppo sofisticata. D'altra parte io venivo da Streller, è chiaro che quando è stato ho deciso di fare la musica, chiamalo leggera, che non mi piace. No? Non mi piace questo termine, leggera. C'è la musica bella e la musica brutta. Io sono arrivata tutta con i miei vestiti, sofisticata, timida, mi muovevo poco, così, quindi ero poco popolare. Quello che ha sfondato, sono riuscita a entrare nel cuore degli italiani, è stato L'Appuntamento. L'Appuntamento è una canzone incredibile, che è piaciuta subito, e lì sono entrata nel cuore degli italiani. Allora aspetta che faccio vedere un pezzetto, ecco. Perché vabbè, non solo sei meravigliosa ed elegantissima e hai la voce che conosciamo, ma sei di una bellezza che proprio è commovente. Ma lei che gliene importa, da un pezzo l'ha finita, con le canzoni della malavita. Senza fine tu trascini la nostra vita, senza un attimo di respiro per sognare. Io ti darò di più, io ti darò di più, io ti darò di più, di più, molto di più, molto di più. Sei tu la foglia, larghe la via, dite la vostra, che io canto la mia. Alle 10 di sera, in un'altra atmosfera, si fa stanca i fatti, come fossero acciughe, in capo in fila per due, a me pare che diventino matti. Canta Sua Altezza Ornella Valeri. Ma una volta in più che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Hai capito di essere speciale, di avere un talento? Allora, l'ho capito forse 20 anni fa. Eri già adulta. Io quando ho recitato ho vinto tutti i premi, quindi avevo
sono state una rivelazione, capisci? Allora avevo un parterre tutto rosso per la recitazione. Ma poi cosa è successo? Che sono andata in piazza Beccaria, dove si riunivano allora, a quell'epoca, tutti i cantanti, io tutta vestita di nero perché ero ancora Cyril Gauche, così. E vedo Mina, tutta scapigliata, con la macchina aperta, che canta, dico, cioè, io mi occupo di canzoni, mi sembrano molto più contenti. Ma a parte questo, io ho scelto la musica, perché secondo me la musica è un valore aggiunto, straordinario. Io con la musica volo, se recito non volo. Beh, tu hai una voce, comunque, non so, non voglio dire delle banalità, ma te l'avranno detto anche quando eri bambina che avevi una voce. No, da bambina no, quando cantavo Stille Nacht, Heilige Nacht, alle schläft ein Soldat. Lì non si capiva. No. Di essere bellissima quando l'hai capito. Anche quello, anche quello. Io ero, non mi sentivo bellissima, io avevo un grosso problema che era una piaga qua che allora non si poteva curare perché non c'era la penicillina, così. Allora per coprire questa piaga io mi vestivo in maniera molto, insomma, mettevo i pantaloni cortissimi, i tacchi altissimi, ma quello già a 15 anni. E pigliavo la multa dei vigili perché avevo capito che ero molto avevo qualcosa che piaceva molto agli uomini, quindi un guerriero, no? Smagliante non fa vedere la sua cicatrice, quindi tu puntavi sulle gambe e altri dettagli, tutto il corpo tranne il collo. No, ma la multa davano i vigili? Eh sì, perché io avevo comprato un bikini da una mia amica che era alta così. Ah, è chiaro che il bikini era piccolissimo. Allora c'era l'oltraggio al pudore, queste cose qui, e io depilavo la paghetta di mio padre pagando la multa ai vigili. Ma sai che non sapevo questa cosa delle multe? Perché sei molto giovane. Beh, molto no, ma ne hai prese, è molto più giovane. Ne hai prese parecchie, non così tanto, ne hai prese tante di multe? Un po', sì, non mi ricordo. E cedevo. Pur di per difendermi, capisci? Quando decidi di entrare nel mondo della musica, come hai detto, incontri Gino Paoli. E nel libro scrivi, ragazze, ve lo dice una che se ne intende, non fidatevi mai dei poeti. Questo lo dice lui anche. Non fidatevi mai di poeti, che dice per sempre. Comunque la cosa straordinaria di Gino è che quando mi ha vista, avendo io attributi anche molto più visibili di altre cose, siccome è un vero poeta, l'ha colpito le mie mani, che erano così grandi, no? Per una donna sono mani molto grandi. E lui mi ha dedicato Senza fine. All'inizio pensavate l'uno dell'altro, sì, perché era omosessuale. Io ho avuto, quando passa un grande talento, non è il colpo di fulmine, è una specie di, e te ne posso elencare anche altri, no? Di scossa elettrica che io sento. Allora, lui passava, questo qui, tutto vestito di nero, anche lui con gli occhiali neri, io tutta vestita di nero. E io dico, quello lì chi è? Guarda, è un frocio, perché allora gay non si usava, che scrive le canzoni orrende. Vabbè. Lui invece là, tu avevi sentito la scossa. No, lui di là, la scossa l'ho sentita io, lui dice di no, ma non ha importanza, lui dice sempre no. Allora, dall'altra parte lui diceva, quella rossa lì chi è? Guarda, la cantante della mala, porta sfiga ed è lesbica. Un incontro predestinato. No, il giorno dopo io lo rincontro e in un'altra situazione dice, scusi, mi scriveresti una canzone? Ah, intanto che il frocio che cantava scriveva male, stava suonando, c'era una stanza. E lì ho detto, non mi sembra male però questa canzone. Sbaglierò, ma non mi sembra malissimo. E mi scriveva una canzone, lui, non so. Vabbè, torno dopo 20 minuti e lui aveva scritto, non le parole, ma la musica. In un filo di trucco, un filo di tacco, il tuo spettacolo. Tra l'altro domani sei a Torino. E riesci, così stasera sei qua, domani vai a Torino. Il nostro mestiere. La famosa salute di ferro della tata tedesca, però vedi no, che ma se non serve. C'è salute non puoi fare questo mestiere. Allora, nello spettacolo dici, nella vita tutto mi è accaduto per amore. È vero.
Ma per amore di un uomo, per amore della musica? No, no, fino a un certo punto per un uomo. Per gli uomini, io, sì, gli uomini erano mio, era predestinata. Io avevo bisogno di stare tra le braccia di un uomo. Avevo bisogno dell'amore, sì. Era un propellente. Perché dici avevo? È perché da un po' non ce l'ho un uomo, ho un cagnolino. Viviamo molto felici insieme. Sta arrivando una persona che non mi aspettavo. Non mi aspettavo più. È una persona straordinaria, uno scrittore eccezionale. Però è un uomo strano, poi sta lontano. Ma sei un po' innamorata? È una persona talmente eccezionale che mi... Sì, mi piace. Potrebbe essere, amore. Ci si innamora sempre? Sempre. Bisogna innamorarsi sempre. Però non pensavo di avere un amore per me. Io amo le persone ormai, amo la gente. Se vedo una persona triste per la strada che non ho mai visto, io l'abbraccio. Perché non c'è niente di più consolatorio dell'abbraccio. L'abbraccio è... Quando qualcuno ti stringe, allora passano tutte le sofferenze, tutti i dolori. Nel tuo spettacolo dici anche che è colpa di tuo padre, sei sempre cercato un uomo che ti proteggesse. Sì, perché c'era la guerra, no? E c'era la guerra e aspettavamo il primo bombardamento di Milano e a un certo punto iniziano a suonare le sirene. Io ero ai giardini, corro a casa, trovo i miei genitori con le valigette già pronte con dentro due cose, la macchina non si poteva prendere, cominciavano a cadere le bombe, arriviamo alla stazione che sembra un girone dell'inferno e mio padre riesce a prendermi in mezzo a Milano che bruciava per la vita e portarmi in salvo tra la vita e l'inferno veramente. E avevo un grande cappotto grigio. Allora io ho sempre pensato che l'uomo dovesse essere così, che ti prendeva uno con e un ti portava via. Che ti Forse prende, ci ti sono via. Delle donne che si fanno portare via. Evidentemente è anche colpa mia che rimango coi piedi per terra. Qui alla fine tu non ti lui fai tira portare via. Magari io resto, ah. Lui tira e io resto. Il giornalista che ti fece la prima intervista scrisse nel cappello introduttivo: Ornella Vanoni è una donna che non presenterei né a mia madre, né a mia sorella, né a mia moglie. Ma come mai? Ma che cacchio ne so, ma è un matto. Cioè, io ero quella che ero una bella ragazza, insomma, ero famosa, stavo già con Giorgio, avevo la bocca rossa, così, chissà cosa ha pensato. Beh, ero il peccato fatto persona. Questa bellezza un po' conturbante, molto moderna, perché eri molto... Era abbastanza moderna. Ha contribuito a questa immagine, insomma, di idea dell'erotismo. Sai che su internet vendono all'asta il numero di Playboy con la tua copertina? Costa 70 euro. 70, soltanto? Beh, insomma... Potrei aggiungere un intimo, forse sì. Tra l'altro ti sei messa a twittare, fai tutto da sola? No, con la mia assistente, però mi piace twittare, mi piace. Ho mi letto piace. Delle tue disavventure con la cucina nuova. Una cucina? Che ci vuole, una casa, io ho cambiato la casa, una delle case più belle di Milano, sono uscita e mi sono messa in una casa piccolina, perché avevo voglia di una casa piccolina. Solo che talmente tutto... Ci vuole uno della NASA per capire come... Perché ci sono questi fornelli a induzione. Allora tu cominci, tic, tic, trac, tric, tric, tric. Ho prestato la casa a mio nipote Matteo, che è un vandalo famoso. Però adesso si sta comprando. Mi ha telefonato e mi ha detto, nonna, qui... Adesso mi butto per terra e piango. Non so più, non riesco... Non va il camino. Non riesco a far funzionare il fornello. Le casse che tu hai messo Bose non riesco a collegare la musica, io mi metto a te e piango. Se no cucineresti, non ti ci vedo tanto ai fornelli. Non è vero, ci starei anche volentieri. Se funzionassero. Sì, altre cose da fare. Immagino. Allora, tu sei cresciuto in una famiglia cattolica, ma da qualche anno hai deciso di convertirti al cristianesimo. Io non sono cresciuto in una famiglia cattolica, come tutte le famiglie, la maggioranza, delle famiglie cattoliche che vanno in chiesa la domenica, ma poi di cattolico non c'è un tubo. I cattolici hanno, non tutti, i cattolici non hanno... Non conoscono i Vangeli, per esempio. Allora, io stavo male, un periodo stavo male, e io non andavo in chiesa, ci andavo con i miei da piccola, poi sono più andata. Anche è inutile, perché se non hai una fede cosa vai a fare in chiesa? Scusa. A passare il tempo la domenica perché si fa così?
Allora stavo malissimo e mi hanno portato da questa pastora brasiliana evangelica. Adesso ci ho litigato brutalmente e ho lasciato la chiesa, però una cosa devo dire, mi hanno insegnato la fede, mi hanno fatto capire, intanto conosco la Bibbia molto bene, leggo, ho letto i Vangeli e poi soprattutto amo Gesù, mi è molto simpatico. Gesù è molto simpatico. Io lo penso così, no? Che lui è stanco perché ha camminato e io gli lecco i piedi e penso, tanto da Gesù non si possono prendere malattie. Ascolta, dici a volte che di una sola cosa hai paura e credo di aver capito di cosa parli, della depressione. Prima accennavi al fatto che stavi male. Io ho avuto gravissime depressioni, almeno 3 terrificanti. In una ho lavorato lo stesso, ho perso tutti i capelli, sono diventata calva. E in una sono stata chiusa un anno e mezzo in casa, senza telefono, ho chiuso con tutti. E lì ho preso un gatto perché il cane era troppo impegnativo. Adesso da molto tempo io non ne soffro più, no. E quindi si può uscirne? Ma ci si esce. Ah, sono quelli che non prendono le pastiglie non ne escono, mi dispiace per loro. La psicanalisi è un bellissimo viaggio intellettuale, ma per guarire dalla depressione, che è una malattia vera, no, perché sai che nel 68 si diceva la mente, ma è come il fegato, si ammala e si ammala grave. E bisogna curarsi con le medicine, non ci sono santi per uscirne. Sembri piuttosto contenta oggi. Sì, molto, molto felice. Io sono una donna felice. Secondo me non l'avresti detto 40 anni fa, no. Io sono una donna felice. No, che bello, non l'avrei detto. Che tu ora lo dica. Ma sai, impari a essere meno importante per te stesso, no? Perché hai fatto tanto. E sono più importanti gli altri, senti una grande tenerezza per gli altri, un grande amore per gli altri, un grande desiderio di fare per gli altri. Per esempio, io ho una onlus insieme a una coppia di missionari in Cambogia, no? Facciamo molto per questa missione. Quello che mi comincia a disturbare, per carità, tutti i bambini del mondo hanno diritto, è che gli italiani, i bambini italiani, nessuno se ne occupa. E ce ne sono tanti disperati. Per esempio, ho un amico che grazie a Paolo, che è il presidente della SIAE, che ha dato una certa cifra, per fare l'orchestra sinfonica dei quartieri spagnoli. Allora, se su 100 bambini ne salvi uno, è fatta. Lo spettacolo che domani è a Torino, e poi arriva anche a Milano, che vengo a vederti, ha come sottotitolo L'ultimo tour. A settembre era uscito il disco Meticci, che come sottotitolo aveva Io mi fermo qui, sì, non vorrei mica andare in pensione. Ma figurati. Ah, meno male. No, in pensione no, però i dischi non si vendono, li vendono soltanto, si scaricano ormai, e sono i ragazzi che scaricano, capisci? Quindi tu puoi fare un disco anche bello, bellissimo, però... Insomma, si vende poco, quasi niente, quindi inutile farsi... Non è detto che tra un anno se arriva Sting in ginocchio e mi dice vuol cantare con me, dico sì. Su questo non Sting, hai pensato? Ah, io adoro Sting. Hai un debole per Sting? Ho un debole per i cantanti inglesi. Mi piace molto la loro cultura, il modo di cantare. E anche certi americani, ma per esempio la Winehouse è morta troppo presto. Perché pensa cosa sarebbe stato un vostro una grande cantante. Duetto meraviglioso. Ti piace ancora lo champagne? No. Non bevi per più? Carità, no, c'è stato un anno, che cosa è successo? Sono andata in vacanza a Saint-Tropez, in una casa molto ricca, e si frequentavano solo case ricche, e c'era sempre champagne. Cosa mi ha preso? Sono tornata a Milano e ho ordinato delle casse di champagne. E io alle 11 del mattino entravo già in cucina con la mia cameriera araba, quindi con una visione dell'alcol, e io dicevo, è l'ora dell'aperitivo! Insomma, dopo 3 mesi ero così. Quindi allora ho deciso basta di... champagne! Ma non ero un baule! Era un baule! Basta. Vabbè, tu sei magra di natura, Sono stata qua, mi avessi visto quando bevo lo champagne.
Sembrava una balena. Poi ne bevi troppo. Una boccia da sola al giorno, come dici? Sì. Per tanti... In effetti, è vero che Mina ti insegnò a giocare a poker? No, Mina, poverina, ha tentato di insegnarmi a giocare a poker. Noi, per proprio il DNA della famiglia, non riusciamo a tenere le carte in mano. Io la quinta carta mi cade, non so, c'ho nelle dita. Allora lei ha provato, dopo mi ha mandato a... Detto, cosa lanceresti questo? Ma per favore... Non eri capace. Non sono capace. Invece lei era brava. Ma lei era bravissima, una giocatrice pazzesca. Vabbè, ti sto a chiedere la famosa rivalità che immagino fosse esistente. Ma non è mai stata vera. Ma vi sentite qualche volta con Mina? Ma adesso è difficile, lei sta sempre a Lugano. Sai. Però, voglio dire, non eravamo affatto nemiche. Anzi... Beh, ma quei tempi piaceva, no? Dire... Barta le coppe. Esatto, sì, le varie rivalità. No, non è vero, non c'era rivalità. Anzi, io la stimavo molto ed è stato un forte propellente per me. Perché se non sarò la prima, sarò la seconda. Oggi no, sei la prima, lo sai. Oggi sono più importanti le amicizie o gli amori per te? L'amicizia. Io ritengo che l'amicizia sia un dono grandissimo. Ma ne hai tanti di amici? Ma, dimmi chi è la tua migliore amica. La mia migliore amica... potrebbe essere o Laura Panno, che è una pittrice e che ha una carta famosa, brava, perché sai, le donne fanno più fatica, come sempre, d'altra parte, e ha una cattedra, insegna a Brera. L'altra è la Girombelli, non so se ricordi. Donatella Girombelli, certo. Ecco, poi ho amici uomini, 3-4, soprattutto gay, 3. Ma intelligenti. Ecco, ritengo che l'amicizia sia un dono enorme, perché intanto va mantenuta, va più dell'amore. Io li chiamo tutti i giorni, i miei amici. L'amico è quello che ti prende tutti per mano giorni. se bisogna sentirsi, sì. E i tuoi animali, quando vai in tournée, chi se ne occupa? Quanti ne hai adesso? Solo il cane? Io c'ho. Ma quale separata? Quella lì costa come un... non hai idea. Io ho un barboncino Toy. Ho visto la foto, che è un amore, che io sono pazza di lei. Ormai è malata. Come si chiama? Why? Allora, lei corre perché? Con la testa girata, sembra l'esorcista. Perché mi deve sempre vedere. Dico, cacchio, ma corri! E lei corre un po' più... ma è di una tenerezza. Insomma, sempre come è venuta in Kenya, è venuta alle cascate del Niagara, è venuta a New York, andata a Capri a nuotare, adesso... Ma fa una vita fantastica, guai! Adesso andiamo a ospiti a Ibiza, insomma, lei fa una bella vita... Beh, siamo sempre appiccicate, io non posso dormire se lei non è nel letto, cosa faccio, cosa tocco? Oddio, potrei... Beh, c'è quel... Vabbè, quando viene lui va via lei. Ecco, va bene. Allora, Ornella, non posso... Insomma, purtroppo Amy Winehouse non c'è più. Sarebbe stato meraviglioso. Però ho una sorpresa per te. Una sorpresa che però ti... Insomma, ti presento tra poco. Adesso c'è la pubblicità e poi una sorpresa. Sorpresa. Sì. Ciao. Sì. A tra poco.